Ciao ragazzi, benvenuti nel nostro quarto video dedicato ai nuovi giocatori di Destiny 2. Abbiamo fino ad ora toccato temi molto teorici, le classi, i livelli, l'equipaggiamento, eccetera. Mancano però le attività dove usarli tutti questi consigli. Il crogiolo? Un luogo quasi magico, dove ci si mischia tutti quanti, chi si affaccia per la prima volta, chi invece fa solo PvP, quelli che fanno un po' e un po', quelli che lo fanno solo per le sfide settimanali o giornaliere, insomma quel luogo dove quasi tutti vanno dopo aver finito tutte le attività PvE. Il PvP di Destiny ha un grande appeal, vuoi che sia per il sistema di gioco di Bungie che dà un bel feeling. Sappiamo dai tempi di Halo che i gunfight di Bungie sono tra i migliori, soprattutto su console, però essendo comunque di base un GDR, rimane comunque molto ma molto difficile da bilanciare. Vuoi o non vuoi, il PvP di Destiny avrà sempre dei problemi, tra virgolette. La gestione delle armi e degli esotici è sempre stato il tallone di Achille del gioco, perché a volte lo sbilanciano troppo verso un meta troppo stretto. In questo momento però, con il bilanciamento arrivato poco prima dei rinnegati, diciamo che il crogiolo di Destiny 2 è al massimo splendore, con naturalmente 2 o 3 punti ancora da aggiustare, ma non è mai stato così popolato e divertente da giocare. Certo, c'è chi potrebbe lamentarsi dei fucili a pompa, lo faccio anche io mentre gioco ogni tanto, è normale, è un archetipo di arma veramente strausato. Però ci sono tutte le contromisure per contrastarli, e se muoio da uno shotgun o ho sbagliato io a fare una scelta di movimento o il mio avversario è stato più bravo. Detto questo, in questo video non entreremo nel dettaglio del meta, anche se qualche consiglio ve lo darò, ma faremo un bel giro per spiegarvi a fondo in cosa consiste il crogiolo, come funziona e a che serve. Il crogiolo, come detto, è il luogo fisico dove fare il PvP in Destiny. Con PvP naturalmente si intende player versus player, per quelli poco avvezzi ai termini così tecnici. Il crogiolo ha uno spazio nell'universo di Destiny riservato a sé, sulla mappa lo trovate qui al centro, ed è una di quelle attività che sono accessibili quasi da subito iniziato il gioco, perché i vantaggi di livello sono disabilitati. Che cosa vuol dire i vantaggi di livello? Come abbiamo visto nel video precedente, livello di exp e livello di potere ci fanno salire appunto più in alto sia in termini di attacco che di difesa. Ecco, in crogiolo invece siamo tutti uguali. Un livello di potere 10 può battere un livello 600 se è altrettanto bravo. Il livello non conta, tutti i danni delle armi sono allo stesso livello e quindi per esempio tutti i fucili ad impulsi di un certo tipo fanno tutti lo stesso danno, sia che sono al potere 560 che al 200, per esempio. Tranne in alcune specifiche attività. Il crogiolo si compone naturalmente di diverse modalità. La prima è che possiamo scegliere è la partita veloce. Si chiamano playlist perché al suo interno è possibile incontrare modalità diverse, quindi non è come un multiplayer normale alla COD dove si sceglie la modalità dall'inizio come team deathmatch eccetera. Qui c'è la partita veloce. Al suo interno troviamo due modalità: scontro, che è appunto il classico team deathmatch 6 contro 6, dove chi fa il punteggio più alto vince semplicemente uccidendo l'avversario. Oppure c'è controllo, un'altra modalità 6 contro 6, che prevede però il controllo di 3 zone ed il punteggio delle uccisioni varia in base a quello. Saranno 3 appunto le zone, una vicino al nostro spawn, un'altra vicino allo spawn avversario ed una praticamente in mezzo alle due. Chi avrà il controllo maggiore di zone farà più punti per uccisione rispetto alla squadra avversaria, quindi oltre ad uccidere bisognerà anche fare un minimo di teamplay. Poi abbiamo rissa, aggiunta solo in un secondo momento perché è fortemente voluta dalla community, è il classico tutti contro tutti. Nessun team, nessun obiettivo, niente di niente, solo tutti contro tutti. Una delle modalità che consiglio maggiormente per migliorare in crogiolo, soprattutto sotto il punto di vista dei movimenti. Al centro abbiamo la playlist settimanale invece, è quella che cambia ogni settimana al reset del martedì. Questa settimana per esempio c'è doppietta, un team deathmatch 2 contro 2, divertente se si gioca con un compagno e buona anche per acquisire un po' di teamplay. Ancora più a destra troviamo la partita privata, il luogo dove possiamo decidere di scontrarsi in modo totalmente libero e privato contro i nostri amici e non, dove possiamo scegliere tutto, modalità, mappe, tempi di respawn, la durata del match, insomma tutto. Un bel modo per organizzare cose private, tra virgolette, e magari misurarsi contro i vostri amici facendo anche dei mini tornei, perché no. Infine sull'estrema destra troviamo la playlist competitiva, dove abbiamo comunque sempre vantaggi di livello disabilitati, però è quella un attimino più complessa e difficile da affrontare.
Le modalità sono 4 contro 4 e non 6 contro 6, per far sì che tutto sia meno caotico, e ci sono modalità più articolate da affrontare, come detonazione, sopravvivenza e, da questa settimana, anche breccia. Modalità che hanno decisamente bisogno di una comunicazione e team play maggiore rispetto alle partite veloci, dove una squadra magari più scarsa dal punto di vista della skill potrebbe vincere se organizzata meglio degli avversari. Detonazione è il classico search and destroy, se vogliamo tirare in ballo COD, due obiettivi dove piazzare una bomba e due squadre, una che attacca e l'altra che difende. In sopravvivenza invece abbiamo a che fare con un conteggio delle vite. Ogni team avrà 6 vite a testa ed ogni volta che un membro della squadra muore, toglie una vita al proprio team. Chi arriva prima a 0 perde il round. L'ultima arrivata invece è breccia. È una sorta di controllo alla Overwatch, però, dove si parte dalla conquista di un punto centrale, chiunque prende il punto centrale deve poi attaccare quello avversario e gli avversari naturalmente devono difendere, tutto con un tempo limite. Il punto del round lo decide chi riesce a conquistare o a difendere appunto questo punto. Con l'ultimo aggiornamento anche la modalità scontro e controllo sono state aggiunte alla playlist competitiva, diciamo per alleggerirla un po' e far sì che sia meno stressante. Il grind di questa playlist è veramente arduo e farlo da soli è decisamente complicato. A che pro però uno dovrebbe mettersi a farmare la playlist competitiva o il crogiolo in generale? Come vedete sotto ad ogni scelta qui nel crogiolo c'è un numero. Nelle prime tre a sinistra, cioè partita veloce, rissa e playlist settimanale, c'è il numero che fa riferimento alla classifica valorosa. Una classifica in cui si sale di grado completando le partite. Naturalmente vincere ci aiuterà a prendere più punti, ma la sconfitta non ci darà nessuna penalità. Nelle competitive invece il grado è diverso, è il glorioso. E qui se si vince si sale, ma se si perde si scende. Quindi bisogna fare attenzione a non buttarsi troppo nelle partite perché si rischia di perdere punti e gradi in men che non si dica. Perché però stare lì a guardare le classifiche e i punti? Allora in primis ogni volta che faremo un giro completo del cerchio saliremo di grado. Ogni volta che supereremo un grado in crogiolo verremo ricompensati con un armamento potente ben più alto del nostro livello di luce e che ci permetterà di salire di potere. In secondo luogo ci sono due quest questa stagione da perseguire nel crogiolo per delle armi da prendere partecipando a queste due playlist. La prima è il Gladio di Redrix, un fucile ad impulsi che si prende tramite la quest acquistabile da Shax Orientamento. Vi chiederà naturalmente di fare tante kill con i fucili ad impulsi e in tanti modi, precise, a vuoto, ad arco e quant'altro. Dopodiché vi chiederà di resettare il grado della classifica valorosa 5 volte. Sì, perché si può resettare il grado. Una volta arrivato al grado leggenda, che è il massimo, si può resettare per ricominciare da capo e ricevere anche qui una ricompensa naturalmente. Immaginate al reset del grado un po' come ai prestigi di COD, ecco, praticamente è la stessa cosa. Dall'altra parte, invece, nella classifica gloriosa delle competitive c'è un'altra quest, sempre di Shax, che vi permette alla fine di prendere l'ululato alla luna, un cannone portatile veramente molto forte, ed in teoria una volta preso ci spinge ancora più in là per raggiungere il grado massimo in questa classifica per prendere un'arma molto simile ma con dei perk leggermente differenti, chiamata per non dimenticare. Insomma, per quelli a cui piace giocare il PvP ce n'è di tutti i colori. E l'endgame? Allora diciamo che per il momento l'endgame per il PvP è considerato la playlist competitiva. Nella scorsa stagione ci sono state le prove dei 9, il corrispettivo competitivo delle prove di Osiride di Destiny 1, dove però c'erano stati dei cambiamenti. I vantaggi di livello erano disabilitati, era diventato un 4 contro 4 e non più un 3 contro 3, e molta gente questi cambiamenti hanno fatto storcere il naso e la playlist più complessa del PvP con l'arrivo dei rinnegati è stata rimossa per una stagione per un rework. La Bungie ci sta lavorando per rimetterla in piedi, per rimetterla a posto e ridare nuovo splendore alle prove che erano e sono un must del PvP di Destiny. Il crogiolo dunque è dove ci si scontra con gli altri guardiani che fino a poco prima magari abbiamo aiutato a fare un assalto o un evento pubblico. Il modo di separare il PvP dal PvE su Destiny secondo me è uno dei suoi punti di forza e permette di mantenere entrambe le cose tranquille.
Nel prossimo video andremo a parlare finalmente dell'endgame del PvE, di come affrontare tutte le sfide giornaliere e settimanali, le taglie con armamenti potenti, il raid e tante altre belle cose. Io come sempre vi ringrazio di aver visto questo video, spero che questa serie di video per i nuovi giocatori vi sia utile. Condividetela mi raccomando con i vostri amici che hanno preso Destiny 2 da poco e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao!